studiamo il piano inclinato e successivamente il doppio piano inclinato, cioè due piani inclinato uno accanto all'altro. Partiamo da un primo piano inclinato, poggiamo una massa puntiforme che qui per esigenze grafiche è rappresentata come una sfera sul piano, vediamo le forze che agiscono, la forza peso, la forza parallela al piano inclinato e la forza perpendicolare al piano inclinato. La forza che fa scendere la sfera lungo il piano è la forza F. La forza P si decompone in queste due forze, la R e la F. Se non volessimo vedere la velocità e l'accelerazione del corpo quando arriva alla base, basta usare le due formule che sono scritte di seguito. La forza peso si calcola facilmente conoscendo la massa, basta moltiplicare la massa per l'accelerazione di gravità, mentre la forza normale si calcola moltiplicando la forza peso per il coseno di alfa e la forza F il peso per il seno di alfa. Possiamo variare il peso, non cambieranno, la situazione non cambierà. Prendiamo un peso fisso, per esempio, di 5, una massa di 5, di 4,9 kg, gli corrisponde alla forza di 8 newton. Adesso vediamo la velocità, l'accelerazione alla fine del percorso. Se facciamo variare l'altezza del piano, chiaramente varieranno sia la normale sia la forza. Facendo rimanere costante la forza peso. E quindi varierà anche la velocità quando arriva al fondo e l'accelerazione. L'accelerazione è importante perché la forza F è uguale alla massa per l'accelerazione. Mettiamo un altro piano inclinato e vediamo come si potrebbe equilibrare questo corpo con una forza elastica. Chiaramente per poterlo equilibrare dobbiamo legare dall'altra parte del piano inclinato una forza, un peso che è una massa uguale a quella della parte destra della figura. Le forze che agiscono sono le stesse, dirette in maniera opposta, in maniera diversa, non opposta, di quelle precedentemente studiate. Che cosa accade se facciamo variare l'altezza del piano? Che rimane sempre in equilibrio. Se spostiamo una massa, anche l'altra si deve spostare per avere l'equilibrio, perché sono identiche. L'esercizio proposto è quello di non fare i piani identici, cioè con un angolo di inclinazione diversa, per vedere come variano le forze. Che cosa accadrebbe se il piano si appiattisse, diventasse la Terra? Qui avremo le due masse che camminerebbero sul piano della Terra, cioè legate dall'elastico. Quindi adesso come esercitazione dovreste vedere cosa varia se varia l'angolo alla base, l'angolo formato tra il piano e la base di uno dei due triangoli.